Io riprendo solo i seggiolini, che sta lì scendo da vicino. E i turisti che sciano un po' di panorama, così sono tutti felici. La nascita dello sci risale alla notte dei tempi. Le prime testimonianze dell'uso di attrezzatura simile allo sci sono state ritrovate in Norvegia, in una incisione rupestre databile addirittura a 4.000 anni fa. In questi graffiti è chiaramente identificabile una figura umana con degli inconfondibili sci ai piedi. Nel IV secolo a.C., Erodoto, nelle Storie, parla di popoli dell'Asia Minore con scarpe di legno usate per muoversi rapidamente sulle distese innevate. Nella Historia de Gentibus Septentrionalibus troviamo una descrizione sull'uso degli sci come zoccoli di legno lunghi in punta e ritorti all'insù a guisa d'arco, una descrizione che diede modo a Papa Paolo III di definirli strumenti del demonio. Sempre in quegli anni l'esercito di Svezia, in guerra contro la Danimarca, schierava tra le proprie fila un'armata composta da quasi 4.000 soldati sciatori. Per le popolazioni nordiche lo sci non era un vezzo, ma un vero e proprio mezzo di trasporto che veniva utilizzato in tutte le fasi della vita, per cacciare, muoversi e combattere. A cavallo tra la fine del 1800 e i primi del 1900 si ha la diffusione della pratica sportiva dello sci sulle Alpi, soprattutto per i benestanti, con conseguente evoluzione tecnica dei materiali. Marcel Kurz è un ingegnere, cartografo e alpinista svizzero che agli inizi del Novecento fu tra i primi a utilizzare gli sci sulle Alpi e a descrivere sistematicamente la tecnica di discesa. Grazie all'evoluzione della tecnica e dei materiali migliora anche l'elegante progressione del telemark, stile che resterà in uso fino agli anni 50. Da quella prima discesa sono passati molti anni e tantissimi campioni. Oteos incontra Sophie Mathieu, atleta della nazionale italiana, per conoscere il futuro di questo sport. Ciao, sono Sophie Mathieu, faccio parte della squadra nazionale italiana e del gruppo sportivo Carabinieri. Sono entrata nell'arma dei Carabinieri all'età di 17 anni e per me è come una famiglia e mi sono molto di supporto per continuare a fare questo sport. Allora, ho messo gli sci quando avevo 2 anni e mezzo con mia mamma, che è maestra di sci, qui a Pila, quindi su queste nevi. E poi comunque la mia famiglia è una famiglia che è sempre stata legata allo sci, già da mia nonna, che è stata in nazionale, e poi da mia zia, la sorella di mia mamma, che è andata anche alle Olimpiadi del 2002 e quindi a Salt Lake City, e quindi anche lei è stata in Coppa del Mondo e ha fatto questa vita qua. Quando sei bambino fai un po' di tutto e pensi soltanto al divertimento, poi man mano che cresci gli allenatori vedono dove tu sei più performante, dove sei più bravo e dove anche hai più risultati e riesci a esprimerti al meglio. E poi comunque ci sono stati anche tanti atleti nella storia che durante la loro carriera hanno cambiato disciplina, sono diventati più forti in un'altra disciplina, quindi se tu sei capace a sciare in una disciplina poi comunque puoi esprimerti al meglio anche nelle altre se ti alleni con un programma. Ci sono tanti atleti che hanno delle doti che comunque hanno sin da bambini. E sì, io ho il fatto di avere una curva molto corta e pulita e questo fa sì che lo sci scorra sempre durante la curva e porta via tanta velocità alla fine della gara. Quello che mi piace di più sono le montagne e tutto quello che comunque la montagna ti regala, sono i paesaggi, sono la natura, la neve d'inverno, ma d'estate anche le passeggiate o andare in bici sui sentieri, camminare, mi rende molto io e poi anche molto
lontano. Quando scendo dalle piste non mi è mai successo di scendere senza pensare a quello che stessi facendo. Io ogni volta che mi metto a sciare penso a quello che devo fare, a come devo fare la curva e per me anche quello è soddisfacente, non so come spiegarlo. Ma la mia giornata tipo è, vabbè, mi alzo dal letto e poi la prima cosa che faccio è un po' di riscaldamento, poi vado a colazione e poi saliamo sulle piste dove ci alleniamo per 3-4 ore, facciamo un paio di giri sulle piste e poi torniamo in hotel per mangiare pranzo, ci riposiamo di nuovo 2-3 orette e verso le 5 del pomeriggio facciamo una seduta in palestra con il preparatore atletico e la giornata si conclude in questo modo. Sì, ora si sta parlando anche tanto dell'evoluzione proprio dello sci come materiale, in quanto dicono che è molto aggressivo e quindi ci sono molti più infortuni di un tempo, perché lo sci appunto è molto più performante, quindi raggiunge anche delle velocità più pericolose se poi cadi. L'insegnamento più grande che mi ha dato l'infortunio è comunque il godersi ogni piccola cosa che ti succede ogni giorno, anche se molto piccola, però magari ti regala tante soddisfazioni, emozioni. Torni più forte di prima anche perché mentalmente sei più fresco, hai lavorato su altre cose che non lavori mai, ti sei proprio fermato, hai fatto proprio un'altra vita che di solito noi d'inverno non facciamo. Quindi mi sono goduta la casa, mi sono goduta la famiglia, e cose che d'inverno di solito non sai mai a casa, quindi mi sono anche concessa molte cose, molte gite, molte cose che quando d'inverno è il tuo lavoro e quindi sei sempre via a far gare e non te le vivi. Allora, il mio anno di allenamento comunque parte da giugno, dove andiamo nei ghiacciai e poi facciamo una pausa. E prima di settembre facciamo ancora 2 settimane così nei ghiacciai, diciamo Zermatt o Deux Alpes in Francia. E poi il mese di settembre è dedicato allo sci a Ushuaia in Argentina, dove lì è già inverno, quindi gli allenamenti sono fatti al meglio perché le condizioni sono molto simili a quelle che ritroveremo poi durante le gare in inverno. Diciamo che l'Argentina è un posto dove ti alleni veramente bene, cioè arrivi dopo quel mese lì che sei veramente soddisfatto delle condizioni che hai trovato e di come ti sei allenato. Però e invece a casa è più difficile allenarsi perché è dedicato più al turismo e meno agli atleti. Però comunque mi piace sempre tornare a casa e sciare qui a Pila. Il mondo dello sci secondo me è in continua evoluzione, anche proprio come ambiente. È uno sport sempre più ricco perché comunque sempre più gente d'inverno vuole andare a sciare e dal punto di vista climatico invece è uno sport che comunque è a rischio perché appunto fa sempre più caldo, anche i ghiacciai si sciolgono sempre di più e le piste anche d'inverno fanno fatica a essere innevate del tutto. Comunque le piste dove andiamo noi sono sempre preparate al meglio e quindi è facile trovare delle condizioni di neve perfetta, diciamo, e questo fa la differenza negli allenamenti. Se c'è una neve un po' più aggressiva si chiede allo ski man di intervenire, di magari affilare meno la lamina e con una gommina si toglie un po' il filo e così lo sci diventa un po' più libero. Oppure al contrario, se c'è una neve troppo ghiacciata si chiedono degli sci un po' più pronti con le lamine, un po' più affilate. Cambia tanto la performance, ci sono degli sci, delle attrezzature che non riescono a farti andare veloce come magari uno sci che per te è perfetto. Ho avuto anche esperienze dove se lo sci non veniva fatto in un certo modo la mia sciata non era performante. Allora, lo sci è fatto sotto la soletta dove viene fatta la sciolina e ai lati c'ha le lamine.
Le lamine servono per stare in piedi comunque sulla neve, soprattutto se è ghiacciata, perché come era oggi si poteva stare in piedi anche con una lamina non fatta. Ma quando è ghiacciato la lamina è fondamentale, perché sennò non riusciamo a sciare. E la lamina viene fatta con delle macchine apposta. Ci sono anche lì diverse macchine che cambiano l'affilatura della lamina. Può essere fatta a mano, con delle linee a mano, oppure con delle macchine che fanno direttamente loro il lavoro. E poi dopo c'è una rifinitura dello skimen che viene fatta con dei diamanti, si chiamano, e quindi dipende dal diamante, rendono la lamina o un po' più libera o un po' più aggressiva. Secondo me una cosa che può essere migliorata è lo scarpone da sci, che non tutti ci pensano, ma fa la differenza rispetto allo sci. Cioè, lo scarpone fa la differenza rispetto allo sci perché è testato. Cioè, se tu hai uno scarpone più performante, è più facile sciare bene che avere uno sci più performante rispetto allo scarpone. Lo scarpone si differenzia dalla durezza della plastica e ora stanno provando un nuovo metodo che si chiama il boa, che è un nuovo attacco dello scarpone, non più gli attacchi classici che esistono da una vita, ma è una rotellina che stringe lo scarpone. Sì, ci sono delle attrezzature che uso da sempre, per dire i bastoncini da sci uso sempre quelli dritti e non storti da gigante, o uso sempre un modello di bastoncini, o uso sempre un modello da gara di sci fatto in un certo modo. Di solito portiamo 3 o 4 sci per l'allenamento e 3 sci da gara. Lo sci è ancora in fase di evoluzione. Tutti gli anni le ditte provano modelli diversi con caratteristiche diverse e noi ogni anno nella fase, diciamo, off season, dove ci alleniamo, proviamo questi materiali nuovi e decidiamo cosa è meglio per noi, cosa, diciamo, è più veloce, cosa no. Anche sullo scarpone ci sono tanti modelli diversi, e proprio anche di altezza, anche dell'attacco, più avanti, più indietro, più alto, più basso. Questo sì, si fanno tante prove. Gli sci, allora partiamo dal presupposto che esistono 4 discipline nello sci alpino: e lo slalom gigante, il super gigante e la discesa. La discesa è lo sci più lungo che usiamo noi atleti. E poi man mano che si scende verso lo slalom gli sci si accorciano, quindi lo slalom si usa uno sci veramente corto, 1,57 più o meno, e poi varia comunque dai maschi, dalle femmine che hanno misure diverse, e per uno sciatore normale di solito dipende anche dal livello che hanno sugli sci, e in base a quello si consiglia una lunghezza oppure un'altra. Di solito io, per dire, quando ho la gara, la sera, quando metti a posto tutta l'attrezzatura per l'indomani, ho tutta una serie di procedure che faccio sempre, che infilo sempre prima gli scarponi, poi il guscio, il corpetto, poi il casco alla fine, non cambio mai. E ora vi faccio vedere.